Il nostro ospite, ve l'avevamo annunciato, è Alessandra Fagian, prorettrice del Gran Sasso Science Institute, vicepresidente della Società Italiana degli Economisti. Fagian, buonasera. Buonasera a lei. Grazie per aver accettato il nostro invito. Noi avevamo avuto una chiacchierata con lei all'inizio del cosiddetto lockdown, sono passate un po' di settimane e quello che volevamo capire ora è come vi state orientando in una fase che è assolutamente straordinaria, fuori dall'ordinario e che immagino abbia, come dire, tolto anche qualche punto di riferimento a voi economisti. Abbiamo sentito tante previsioni per ciò che potrebbe accadere nei prossimi mesi. Come ci si orienta, Fagian, in questo mondo nuovo? Allora, è veramente molto difficile. Rispetto a qualche settimana fa, quando ci siamo sentiti, sappiamo qualche cosa di più. Certo, non sappiamo ancora tutto ed è comunque ancora molto difficile fare previsioni, però quando ci siamo sentiti l'altra volta non sapevamo nemmeno quando sarebbe stato il picco, quindi tutte le previsioni che si facevano anche sulla crisi, su quanto sarebbe durata, erano un po' difficili e non erano sicuramente come quelle che possiamo fare adesso, perché adesso cominciamo a capire un po' di più, quantomeno, la lunghezza di questa crisi. Certo, nell'incertezza di non sapere se tornerà, se ci sarà ancora una crisi nell'autunno, eccetera, però comunque qualche cosa di più adesso finalmente si può dire. E ci sono, come diceva lei, tantissimi contributi ora che stanno uscendo. Io faccio fatica a seguirli tutti, ovviamente leggo quello che sta uscendo, ma sono talmente tanti i contributi degli economisti in questi giorni che è veramente difficile quasi leggerli tutti e rimanere al passo, perché tutti si stanno ovviamente occupando della crisi del coronavirus. Ecco, Fagian, che cosa possiamo dire al momento, guardando ai prossimi mesi dal punto di vista di una crisi economica che, questo possiamo dircelo, arriverà di sicuro, se non è già arrivata, insomma? Sì, infatti, prima eravamo tutti virologi, adesso ci stiamo trasformando un po' tutti in economisti, perché quello che ci interessa adesso è capire gli effetti economici di questo disastro sanitario. Allora, cosa sappiamo? Beh, sappiamo purtroppo che ci sarà una crisi e sappiamo anche quasi con certezza che questa crisi sarà più pronunciata della crisi del 2009. C'è un rapporto che è stato fatto recentemente dalla Svimez dove la stima per la riduzione, la caduta del PIL a seguito di questa crisi da coronavirus si attestava intorno all'8,4% a livello italiano, contro una stima del un 5,5% dopo il 2009. Ci sono anche tanti contributi, purtroppo, che parlano di un 10% nella caduta del PIL. Sappiamo anche che questa caduta ovviamente sarà ripartita tra le diverse persone e le diverse aree del paese in modo molto diverso. Il nord, certamente più ricco, è stato però più colpito e sempre secondo la Svimez la caduta del PIL al centro-nord sarà circa dell'8,5% a fronte di un 7,9% del sud. Questo non vuol dire che poi il centro-nord non recupererà magari più velocemente, più alla svelta del sud, per tutta una serie di ragioni che sono studiate di nuovo da tantissimi contributi, che includono differenze ovviamente istituzionali, ma anche, e qui è veramente il nodo cruciale che ancora dobbiamo capire bene, la differente composizione settoriale del sud verso il nord, perché ovviamente ci sono settori che sono molto più colpiti di altri da questa crisi sanitaria. Ecco, Fagian, parlavamo nei giorni scorsi della nuova programmazione europea e ci dicevamo che già in fase di avvio appunto della programmazione si era rilevato come fossero aumentate in Italia le disuguaglianze rispetto al 2014. Ecco, la crisi che stiamo vivendo immagino che rischi di acuirle queste disuguaglianze, non solo a livello geografico ma magari anche tra classi sociali e non solo fra nord e sud ma anche fra aree interne e aree invece più urbanizzate, aree metropolitane. Assolutamente, un'altra cosa che noi sappiamo purtroppo quasi con certezza è che non solamente aumenterà la povertà ma aumenterà anche la disuguaglianza. Questa è un po' una cosa che succede sempre quando c'è una crisi, perché purtroppo le fasce più a rischio sono le fasce più fragili della popolazione che non riescono appunto a far fronte a una crisi di questo tipo. Recentemente un rapporto del Forum Disuguaglianze di
diversità faceva notare come in Italia ci sono circa 10 milioni di persone almeno che hanno proprio crisi di liquidità, quindi non hanno abbastanza risparmi addirittura per far fronte alle necessità del breve periodo, anche solamente 3 mesi, che sono poi di fatto il periodo appunto di questo Covid finora. Quindi se questo è vero, purtroppo queste disuguaglianze si acuiranno. Quindi sicuramente tra le classi sociali. Ricordiamoci anche che adesso c'è l'Italia caratterizzata da molte piccole e medie imprese e da questo ceto medio che ha già dovuto subire la crisi del 2009, quindi magari non aveva molta liquidità messa da parte e ora si trova di nuovo a dover affrontare un'altra crisi di liquidità dovuta al coronavirus. Per cui sicuramente anche questo ceto medio si troverà molto in difficoltà. Poi, sempre parlando di individui, non dimentichiamoci che c'è anche una questione di genere, perché Ecco, le Fagian, scuole. ci tornerei se lei è d'accordo. Devo Sì. interromperla però giusto un secondo perché è una notizia dell'ultima ora. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto rilancio e come vedo alle mie spalle Conte sta parlando, credo stia parlando in diretta. Io non so se dalla regia sono in grado di farci ascoltare le parole del Premier giusto per capire cosa sta dicendo. Vediamo se ci riusciamo, altrimenti ve le riporteremo nel corso della trasmissione. Chiedo lumi in regia. Dobbiamo tagliare il collegamento con Alessandra Fagian e vabbè, allora Conte aspetterà e vi daremo conto fra poco di quello che sta dicendo rispetto al Consiglio dei Ministri che si è appena concluso. Diceva delle disuguaglianze anche di genere che rischiano di acuirsi. Sì, anche di genere, perché di fatto i bimbi ora sono a casa da scuola da parecchio tempo e quindi ci sono stati diversi articoli che hanno anche puntualizzato il fatto che ovviamente questo può creare delle divisioni di genere. Io andrei un pochettino oltre perché non sono solamente le mamme che si prendono cura dei figli, ma sono anche i papà, per cui ci sarà sicuramente anche una divisione fra genitori di bimbi piccoli che comunque devono sia ritornare a lavorare che prendersi cura dei bimbi e quelli che magari invece non hanno questo problema. Quindi ci sono diversi livelli individuali per cui ci potrebbero essere poi delle difficoltà o degli effetti eterogenei sulle diverse persone. Poi ovviamente c'è la grande questione territoriale italiana, come diceva lei, il nord verso il sud, ma anche le aree interne verso le aree più centrali. Quello che si prevede, è che il nord, anche se più colpito, possa in realtà riprendersi un pochettino più facilmente, parte per la composizione settoriale, parte anche per il fatto che comunque al sud il turismo è sicuramente una componente importante delle economie locali. Questo non vuol dire che non ci sia turismo anche al nord, perché ovviamente la Lombardia ha molti turisti, però il turismo al sud ha anche un picco di stagionalità molto più elevato. È molto più concentrato il turismo estivo, le persone che magari vanno al mare, la Calabria, la Puglia, l'Abruzzo è la terza regione per picco di stagionalità del turismo. Quindi, perdendo di fatto molti turisti nella stagione estiva, che è quella entrante, questo potrebbe creare sicuramente delle grandi difficoltà. La Lombardia non ha questo problema perché ha un picco di stagionalità, ad esempio, molto basso. Certo. Fagiano, un'ultima cosa, ci parlava dell'Abruzzo, ecco, il tessuto produttivo, industriale, insomma, la nostra regione come potrà affrontare la crisi e rischia di venire risucchiata un po'? È sempre stato l'Abruzzo una regione cerniera, no? Tra il nord e le regioni più in difficoltà. Ecco, rischia di essere risucchiata o potrebbe agganciare invece il treno del rilancio, se di rilancio si potrà parlare? Allora, l'Abruzzo è una regione strana. Io sono lombarda, ma mi sono trasferita a vivere qui in Abruzzo ed è strana perché infatti è una regione che sta veramente tra il nord e il sud, nel senso che anche quello che abbiamo visto adesso con il Covid, Pescara che seguiva l'andamento un po' più del nord anche nei contagi, mentre invece l'Aquila e le aree più interne e centrali che invece erano molto più simili al sud, secondo me è anche riflesso poi nell'economia. Quindi,
sarà interessante vedere appunto come l'Abruzzo si posizionerà nel rilancio. Di fatto, la cosa che di cui ha necessità l'Abruzzo, ma di cui hanno necessità tutte le regioni, è che questi finanziamenti per far fronte a queste crisi di liquidità nel breve periodo siano erogati in modo veloce. Io dico sempre, al di là, possiamo discutere molto di quale siano le misure giuste. Adesso Conte forse ce lo sta dicendo in diretta, noi non lo stiamo neanche sentendo, però al di là delle diverse misure è anche importante che queste misure vengano implementate molto molto velocemente, perché come dicevo appunto prima, ci sono tantissime persone che non possono resistere neanche 3-4 mesi. Alessandra Faggian, grazie mille per averci in un qualche modo fatto il quadro di quello che sta accadendo. Lo dicevamo, ovviamente fare previsioni in questo momento è difficilissimo, ma abbiamo messo alcuni punti fermi. Grazie mille. Grazie a lei.